Spero una bella partita per chi verrà a vederla, spero una partita combattuta perché comunque a chiunque fa piacere giocare questo tipo di gare, sentite, partecipate. Gara mi aspetto sicuramente una gara preparata molto bene da entrambe le parti perché sia Gianni che Coach Ortensi sono due allenatori che sicuramente non lasceranno nulla al caso. Speriamo non sia una partita a scacchi, ma una partita da giocare, vivere. Assolutamente da combattere nel pieno spirito della lealtà e del fair play. Derby Reggio Calabria, paradossalmente forse è la prima volta che mi trovo a giocare una situazione del genere. È successo qualche anno fa con la Vis, col Val Gallico in finale di C Silver. È stata un'emozione unica perché ricordo il vecchio Botteghelle che ancora non era totalmente, diciamo, nella nuova versione, ma era ancora una via di mezzo con, se non ricordo male, o metà o tre quarti di tribuna, ed era completamente pieno. È un'immagine che andò a finire su tutte le pagine legate alla pallacanestro. Ricordo la giornata tipo, ricordo l'umiltà di chiamarsi Minors che riproposero quell'immagine. Fu veramente uno spettacolo, sia in campo che fuori, perché poi fuori dal campo, a parte la cornice pubblica, fu anche la partecipazione della città, perché anche gente che non aveva mai tifato né per la Vis né per il Val Gallico era venuta a vedere una partita del genere. In campo finì 2-1 per loro, però fu realmente un gran bello spettacolo. Che cosa significhi in questo momento non te lo so dire, magari ne riparliamo lunedì al risultato acquisito. Giocare contro il mio cugino Gaetano sarà sicuramente una bella emozione. È cresciuto tra virgolette sotto la mia ala perché comunque ha avuto la fortuna di crescere con la Lumaca, di avere le sue esperienze con noi, poi è maturato, ha avuto le sue esperienze in Sicilia, ha vissuto quest'ultimo anno e mezzo come me, allenandosi con me tantissimo. È un ragazzo che merita tanto, che merita questo palcoscenico e merita la possibilità di essere protagonista in una partita di queste. Gli auguro ogni fortuna, però di fare sempre un punto meno di noi. Cinque cose più belle mi piacciono in Reggio Calabria. Beh, la città, dire la città è forse troppo scontato, però in primis quello che è da un punto di vista, chiamiamolo naturalistico barra pittoresco, perché comunque credo sia un qualcosa di unico al mondo. Al secondo posto ci metto il calore e l'affetto dei reggini perché è qualcosa realmente di unico. Al terzo posto il cibo, si mangia veramente tanto, tanto, tanto bene. Al quarto posto, ma forse lo metterei anche al primo per importanza, è la cultura di questa città che tante volte viene sottovalutata perché la storia trimillenaria della nostra città è anche oltre. Nella nostra città troppe volte viene dimenticata a discapito di un presente che purtroppo vive in chiaroscuro. Al quinto posto la passione, perché siamo gente calorosa, siamo gente che vive tutto con grande partecipazione. E tante volte mi è capitato di parlare della regina, comunque dello sport in generale a Reggio. Quando si parla di vittorie, quando si parla di coinvolgimento, sicuramente non si può prescindere dal fattore pubblico. E quindi al quinto posto la passione. Lui soprattutto è al suo primo anno lontano da casa, sta vivendo una realtà del tutto nuova. Mladen e Marin sono già un pochino più navigati, stanno scoprendo la città e ogni giorno mi chiedono posti, località, da andare a visitare, comunque da godersi. Sono rimasti piacevolmente stupiti, soprattutto nella seconda partita in casa, dalla partecipazione del nostro pubblico, un po' meno nella prima, ma purtroppo per ovvi motivi. Speriamo che anche domenica si possa ripetere questo aspetto e che possa essere godibile da entrambe le parti. Noi andiamo in palestra per ottenere il massimo, e il massimo nello sport è la vittoria. E Gianni ci sta trasmettendo questa fame, questa voglia che pian piano stiamo facendo nostra, stiamo iniziando a mettere insieme l'intensità che ci ha sempre contraddistinto a una lucidità sempre maggiore che tante volte veniva meno vuoi per inesperienza, vuoi per questa eccessiva voglia di fare.
Sicuramente, sicuramente è importante che come squadra queste due cose camminino di pari passo. Sì, è una squadra tostissima, è costruita sicuramente per vincere, con un ottimo allenatore alla guida, con giocatori di grande valore in campo, perché Ariel, Svoboda e altri giocatori sicuramente hanno bisogno di presentazione. Poi ci sono tanti amici dall'altra parte, mi viene in mente Angelo con cui ho condiviso un anno a Messina, mio cugino, anche Domenico Latella, Milos, James, con cui siamo stati, possiamo dire, avversari negli ultimi 4-5 anni ai vertici più alti della pallacanestro locale. Quindi sicuramente sarà una partita bellissima da giocare, sarà un qualcosa di unico da vivere anche fuori dal campo. Sì, speriamo di batterla, ci stiamo preparando bene. Gianni al solito sta sviscerando ogni minimo dettaglio con grande, grandissima attenzione, la squadra lo sta seguendo e poi la parola però sarà al campo, sarà a noi mettere in pratica quello che stiamo preparando. Quindi speriamo che basti, i presupposti ci sono tutti, sarà una partita difficile, ma sicuramente da giocare. Il sold out del Palomar mi è già stato raggiunto, nel senso che purtroppo già la capienza è quella che è, poi le imposizioni governative per fronteggiare la pandemia sono anche importanti e riducono di parecchio quello che è la possibilità di ricezione di questa struttura. E oggi, scherzando con un mio amico al telefono, abbiamo detto che se avessimo giocato a Pentimele o esagerando al Granillo avremmo riempito comunque, non dico tutto, ma buona parte di questi impianti. E la speranza è che tutto quanto possa passare nel migliore dei modi come uno spot per la pallacanestro Regina.